queste situazioni, in queste circostanze, il panorama politico ci può aiutare? No, non ci può aiutare. Nessuno ci dice niente su quello che dobbiamo fare. Le cose che avete sentito questa sera non fanno parte del discorso politico comune in Italia. Non le sentite nei talk show, neanche in anno zero, non le sentite da nessuna parte. Tutti silenzio, coperti e mosca. Non si deve parlare di queste cose sono cose sgradevoli, perché la gente pensa e riflette. Difesa del nostro territorio, perché lì noi siamo sovrani e se ci organizziamo possiamo essere decisivi, dovunque. E nello stesso tempo le grandi decisioni che si devono prendere si prendono al Parlamento. Dove si prendono? Io non conosco società evolute che non abbiano una rappresentanza. Non sono mica così sciocco, la rete, hai detto la rete, ma la rete non è sufficiente. La rete sono pezzi di territorio che si organizzano, si difendono e va benissimo. Va benissimo. Ma la rete non risolve il problema. Quale politica energetica fa l'Italia del futuro? Oppure, la rete non risolve il problema. Siamo in guerra o non siamo in guerra? Vogliamo andare in guerra o non vogliamo andare in guerra? Noi abbiamo scritto nel nostro documento, l'abbiamo scritto chiaro e tondo. L'Italia deve uscire dalla NATO, uno. L'Italia deve uscire da tutte le avventure militari, via dall'Afghanistan, domani. Attenzione, guardate che i segnali ci dicono che i gruppi dirigenti più intelligenti d'Europa, questo l'hanno già capito, a proposito dei sintomi della disgregazione, avete visto cosa fa la signora Merkel? Che non è di sinistra, la signora Merkel, è la cancelliera tedesca. E quando gli americani sono andati dalla signora Merkel e hanno detto bisogna fare la guerra alla Libia, la signora Merkel ha detto no, la Germania non va in guerra. E se la Germania non va in guerra, l'Italia decide di non andare in guerra. Guarda cosa significa, una situazione completamente nuova. Di cui si potrebbe decidere che l'Europa non va in guerra. La dico così sistematicamente, proprio sinteticamente. Noi possiamo dire e dobbiamo dire che se gli Stati Uniti vogliono andare in guerra sono fatti loro. Noi restiamo fuori da queste guerre. Ecco una cosa che la rete non può risolvere. Noi abbiamo bisogno di una rappresentanza politica del Parlamento che risolva le questioni dell'energia, le questioni dell'educazione delle grandi masse popolari, le questioni della informazione, delle televisioni, le questioni della salute. Queste questioni non le risolve con la rete, le risolve se è una rappresentanza democratica del Parlamento italiano che costringe i poteri o che diventa potere. Io pongo questo obiettivo. Ci sono milioni di persone. Milioni, sono 6-7 milioni di persone che non hanno più rappresentanza in questo paese, che non votano, che hanno perso ogni fiducia nei partiti, che non vedono nessun programma politico capace di affrontare anche lontanamente le loro inquietudini. Io voglio un partito politico che rappresenti queste espressioni. E questo partito bisogna che lo costruiamo, ma non lo posso costruire io, siete voi che dovete costruirlo. Ma, e finisco, se sono vere le cose che ho detto fino ad ora, guardate che non abbiamo molta scelta, Non è che possiamo dire, vabbè, lo faccio, non lo faccio. Se questo quadro, riflettete su questo, se questo quadro che vi ho esposto sommariamente è anche vero per il 50%, e io vi dico che è vero per il 100%, perché tutte le cose che ho detto sono esattamente vere, allora non è che abbiamo molta scelta, neanche voi ce l'avete. Allora a questo punto si pone, come dire, un problema morale. Io mi sono sentito dire anche ieri sera, in un'altra riunione come questa, un signor giovane si è alzato e mi ha detto ma lei ci fa un quadro molto grave, molto inquietante. Dice, alla luce della difficoltà enorme potrei anche decidere di non far niente. Cosa possiamo fare? E qui nasce la questione etica, morale. Una volta che sappiamo, possiamo non fare niente? Possiamo lasciare che tutto vada come deve andare? Per quelli che hanno i loro figli credo che sia impossibile. Io francamente ritengo che sia impossibile. Pensare che noi lasciamo che le cose vadano al peggio e che i nostri figli devono sopportare quello che noi non siamo stati capaci di decidere. Mi pare che sia una questione morale molto pesante. La affronterei, io credo che sia importante affrontarla. Quindi alla fine dei conti non sappiamo se ci riusciremo, non sta scritto da nessuna parte, guardate che l'uomo non sopravvive. Non ce l'abbiamo mica la garanzia, non siamo mica eterni, nessuno di noi è eterno, neanche l'uomo come tale è eterno.
eterno, non è disegnato per essere eterno. Non facciamoci illusioni, non ci sono salvezze inesorabili, possiamo anche non essere eterni. E quindi se abbiamo capito, se sappiamo qual è il pericolo, se sappiamo quali sono i compiti e se sappiamo quali sono anche le possibilità, perché in fondo si può vivere anche bene con meno energie, chi l'ha stabilito che dobbiamo crescere per forza? Dove sta scritto? Ci sono delle cose che crescono che non vanno bene. Il cancro, per esempio, se cresce ti uccide. E la nostra economia cresce e ci uccide, esattamente così, è come il cancro. Allora, vedete, non tutto ciò che cresce è buono. Possiamo cominciare a organizzarci mentalmente pensando che non è necessario crescere, almeno non è necessario crescere quantitativamente. Si può crescere intellettualmente, si può crescere studiando, si può crescere amandosi, si può crescere in 100 modi. È un'altra vita quella che noi abbiamo di fronte. E allora questo sforzo si può fare, vale la pena di farlo. Quindi io vi chiedo, aiutateci, entrate con noi, che vuol dire discutete con noi, entrate dentro, date il vostro contributo, diteci le vostre difficoltà, diteci qual è il problema, diteci come voi pensate che ci si possa organizzare per difenderci sul nostro territorio e nel nostro corpo. Voi diventate protagonisti, guardate, senza il protagonista di milioni di persone nessun governo, neanche il migliore dei governi possibili potrà prendere le decisioni che si dovranno prendere. Le decisioni che si dovranno prendere o si prenderanno a milioni tutti insieme o non ci sarà nessun governante capace di prendere da solo. Come non potrà farlo il Presidente Obama, non lo potrà fare nessun capo di governo europeo, non lo potrà fare nessun capo di governo italiano, senza il consenso di milioni e milioni di persone. Quindi la chiave di tutto è nelle vostre mani. Io vi auguro di avere percepito quello che vi sto cercando di dire e vi auguro di venire con noi, perché noi in questo momento, lo dico senza nessuna esitazione, siamo gli unici in Italia che dicono queste cose, non c'è altro, siamo pochi, ma domani potremo anche essere molti.